Buongiorno a tutti da Giovanni dall'Otto Idea. Allora, oggi vi faccio vedere quando sono cresciute le mie fave e piselli. A sinistra ci sono le fave e a destra ci sono i piselli. Ora vi faccio vedere, queste le ho seminate 2 settimane prima dell'Immacolata, perché di solito qui in Sicilia la maggior parte le coltiva dopo per l'Immacolata, l'8 di dicembre. Perciò io le ho seminate prima, 2 settimane prima. Anche perché il tempo ce lo permette, qui siamo sotto i piedi dell'Etna, nella zona di Petara, provincia di Catania, siamo su a 800 metri all'incirca sul livello del mare, perciò siamo un pochettino attivi. Però il tempo, qua siamo quasi in primavera, il tempo sta migliorando. Può capitare che si verifica qualche nevicata, insomma, ma cosa leggera, ma cosa di poco. Va bene, ora vi faccio vedere le mie fave, entro piano piano. Stamattina ho dato l'acqua, sta finendo la fioritura che poi dà origine a frutto, il baccello dà origine alla fava, diciamo. Ora vi faccio vedere, la fioritura è quasi alla fine, entro così. State vedendo qua, questa è la fioritura, questa è la fioritura, il fiore che poi porta alla fava, e sotto ce n'è una, sta crescendo qua, sotto ce n'è una, non si vede, c'è l'ombra. Vabbè, vi faccio vedere ora un pochettino più avanti, va? Qua, state vedendo, qui sotto ci sono due fave, una, due baccelli di fave e due, perciò piano piano che la fioritura finisce, poi dà origine alla fava. Vabbè, qui sulla sinistra vicino alla rete ho messo i piselli, così poi quando crescono, insomma, sono quasi cresciuti, si arrampicano nella rete. Il vento l'ha buttato un pochettino per terra. Sono lasciate così libere, senza legati. Non è importanza. Ora poi facciamo il giro, qua ci sono ancora le fave. Oggi c'è una magnifica giornata, abbiamo 19 di marzo del 2020. Gli alberi si stanno cominciando a svegliarsi. Questo è un susino. Il pero che è là. I primi a fiorire sono qui in Sicilia, ovviamente è il mandorlo, che già all'inizio di febbraio già c'è la fioritura. A seguire il pesco. Poi c'è il susino, l'albicocco, il pero. E all'ultimo ci sono le mele a fiorire. Questa è la fioritura, il ciclo delle piante da frutto. Va bene, cammino piano piano, senza rompere qualche fava. Guarda quando ce n'è. Io le lascio crescere così, non a fili, no? Le ho seminate a fili in autunno. Poi sono cresciute, ovviamente alcuni ci mettono i pali che poi ci mettono la coda per legarle, io invece le lascio così libere, poi l'acqua ce la butto con la pompa. Guardate quando fa, qualcuna già c'è cresciuta la fava. Faccio un pochettino zigzago per entrare qui nelle fave. Qualcuna è cresciuta anche. L'altro giorno questa è un pochettino più cresciuta. Ora vi faccio vedere questa. Guarda che bella fava.
Non ricordo che varietà è, però c'ho la bustina conservata. La bustina, il cartone. Il cartone di 1 chilo che ho comprato. E già siamo quasi alla fine. Piano piano stanno crescendo. Penso fra 1 mese si può raccogliere qualche fava. E quando ce n'è. Qui ci sono più di 1 chilo di fave seminate. E altrettanto di piselli, ora vi faccio vedere. Questi sono i piselli, come vi ho detto io, che mi vengono la buttata un pochettino di qua, qualcuno si è arrampicata nella rete. Qua ci sono altre fave. E qua c'è una fava, come stanno crescendo, vedi? Questa è una fava bellissima. Ora deve crescere, fra 1 mese si può fare la prima raccolta. Va bene. E questi sono tutti i piselli. Ora mi metto di qua perché c'è il sole. Questi sono tutti i piselli che già c'è qualche baccello di pisello, c'è. Ora vi faccio vedere. Già sta crescendo qualche baccello di pisello. Questa è anche una bellissima varietà che si fa all'incirca 80 cm. Non ricordo il nome, però sono dei buoni piselli, sia favi che piselli. E qua ce ne sono seminati 1 chilo. 1 chilo anche, tutta di qua là. E altrettanto di fave. Vabbè, questi già sono i solchi pronti per l'impianto all'inizio di aprile. Là ci sono tutti, c'è il semenzaio dove è seminato cipolla, peperoni, melanzane. Insomma, questi li faccio io, non li compro le piantine. Qui ci scambiamo i semi uno con l'altro. Io per esempio ci do il pomodoro, loro mi danno i peperoni o melanzane. Poi ci sarà anche il periodo di seminare la zucca, zucchine. Questo se ne parla in aprile, all'inizio d'aprile, così siamo sicuri che se nevica, se si fa qualche brutta giornata di nevicata o gelate, la pianta non ne risente e va, il tempo si stabilisce, va. Le metto direttamente poi a dimora, poi quando sarà il momento, può darsi che faccia anche un video come seminare le zucche. Allora, va bene, state vedendo, questi sono tutti i piselli. Piano piano, così potete vedere la pianta. Ammirate anche la bellezza dell'ortaggio, fioritura. Si deve lavorare, eh? Non è che quando uno semina già subito si deve stare addosso, zappare, dare l'acqua, però senza buttare né pesticidi né fertilizzante, naturale, solamente stallate. Questo qua c'è solamente stallate, questo latte che ho messo installato in autunno, perciò poi sopra la terra, poi ho dato una girata con la motozappa e poi ho fatto i solchi. Io ho seminato fave e piselle e altrettanto ho fatto anche qua dove ci sono questi solchi. Se mi ho installato, ho buttato di sopra, farlo fermentare 2 mesi, quelle che è. E poi girato con la motozappa. Vedete, ancora c'è, qua c'è un pochettino nella pianta, vedete, questo qua
qua ce n'è ancora. Ora poi devo fare qua, devo lavorare questo pezzo di terreno di qua fino a là, che poi ci andrò a mettere anche dei pomodori, melanzane. Vediamo. Anche se c'è l'albero non ci fa niente. Il sole qua andando ci va sempre lo stesso. Di là poi ci metto le zucche. Faccio dei postarelli, diciamo, delle zone belle grandi. E poi andrò a mettere delle zucche, a seminare delle zucche. Poi faccio il video anche. Va bene. Allora. Io vi lascio con questa panoramica di fave sulla mia sinistra e piselli sulla mia destra. Piselli e fave. Bella abbondante, senza concimi, senza pesticidi e senza niente. Naturale, solamente stallatico. Bisogna lavorare la terra con la motozappa, diverse volte. Poi fare i socchi, ovviamente. Seminare in autunno, qui le seminiamo. Come ho detto poco fa, esaminiamo per l'Immacolata, diciamo, perché il tempo ce lo permette. Può capitare che si verifichi qualche nevicata, qualche gelata, perché siamo sotto i piedi dell'Etna, all'incirca 800 metri sul livello del mare, perciò si può verificare anche. Però in Natale dovete aspettare la primavera, e anche più, per seminare, se no le piante si bruciano col freddo o si bloccano, non crescono più. Altrettanto anche con gli ortaggi, specialmente se uno per esempio coltiva la zucca, se non c'è quella temperatura di 22-25 gradi non va avanti, perché sennò poi resta nana, si blocca la pianta se c'è freddo. Per questo motivo bisogna metterle i semi direttamente col suo periodo, va, senza avere fretta. Alcuni le mettono direttamente nei vasetti, le coltivano dei vasetti, le mettono una sera riscaldata per anticipare un mese. Ognuno fa quello che vuole. Io li faccio solamente quando arriva il momento, li metto direttamente a dimora, direttamente su in pieno, nei socchi direttamente, va. Quelli li ho fatti là il semenzaio, perché quella si debbono seminare così, tipo cipolla, spinaci, queste qua, peperoni, melanzane. Ma riguardo sulle zucche, le zucche specialmente si debbono seminare solamente in pieno campo quando arriva aprile. A metà di aprile, che c'è già una temperatura di 25 gradi e la pianta si sviluppa magnificamente e non zombisce diciamo, il trapianto quando viene seminata nel vasetto un mese prima, che poi si mette direttamente a dimora. Poi c'è chi ci piace farlo così. A me mi piace coltivarlo direttamente quando arriva il momento giusto per seminarlo. Quando dice la natura che il seme dice che si deve svegliare, diciamo, il seme germoglia, che c'è la temperatura giusta, naturale, va, diciamo, all'aperto. Va bene, detto questo, io vi saluto, grazie a tutti per la visualizzazione, grazie a tutte le persone che si iscriveranno sul mio canale, condividete, se volete fare qualche commento potete fare qualche commento. A breve poi vi rispondo. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni dall'Ottidea. Ciao, alla prossima. Ciao.